Lo sapete qual è una cosa che amo particolarmente? La pasta fresca. Beh, carissimi amici, nella puntata di oggi parleremo di pasta fresca grazie ad un pastificio d'eccellenza che direttamente da Torino ci ha mandato tutte queste leccornie per raccontarle e per scoprirle insieme a voi. Le andremo anche a degustare, ovviamente, perché qui ce n'è veramente per tutti i gusti, in vista delle feste, ma non soltanto. Insomma, una puntata ricca di tradizione, di territorio, di storia, ma soprattutto di tante bontà. Quindi non andate via perché il nostro viaggio è appena Per il iniziato. momento noi iniziamo così. L'azienda di cui parliamo oggi è il pastificio bolognese di Torino. Parleremo della famiglia Muzzarelli, che pensate, dalla metà del secolo scorso, poco dopo la guerra, ha portato a Torino la tradizione della pasta fresca emiliana. Due grandi mondi che si incontrano, quindi l'Emilia con le sue eccellenze, le sue tradizioni e il Piemonte, che di pasta fresca non è secondo a nessuno. L'idea quindi della famiglia Muzzarelli fu proprio quella di creare un connubio perfetto dove la pasta fosse protagonista. È l'inizio di tutto, sono i progenitori degli attuali titolari di questa azienda, Alda e Giuseppe, che in quel periodo appunto fecero una sorta di rischio, una sorta di avventura, diedero vita a qualcosa di straordinario che resiste tuttora. Oggi ovviamente ci sono già le nipoti di questi due personaggi meravigliosi che però con lo stesso spirito e la stessa passione portano avanti la tradizione. Pensate che al momento nel pastificio bolognese vengono prodotti oltre 90 tipi di pasta differente. Si va dalla pasta fresca, di cui abbiamo qui una bella selezione e che vi mostreremo e soprattutto assaggeremo insieme, ma non soltanto. Tutto nasce dalla ricerca delle materie prime, perché sapete benissimo, la pasta è qualcosa di molto molto semplice, però deve esserci una farina di un certo tipo, deve esserci un condimento di un certo tipo, un ripieno di un certo tipo. Ebbene, questa famiglia da generazioni va ricercando il meglio che si possa trovare nel territorio piemontese, ma non soltanto, per proporre alla propria clientela un qualcosa di veramente unico ed inimitabile, che ricordi un po', le vecchie cascine di un tempo, le case di campagna, la pasta fatta in casa come facevano le nostre nonne. Ogni periodo dell'anno è una festa, al pastificio bolognese ci sono sempre, delle ricette della tradizione, come ad esempio i ravioli al pling, meravigliosi, che già adoro e non vedo l'ora di assaggiare, i ravioli normali, gli agnolotti, e quant'altro. Ma quando si avvicinano le feste, che sia Natale, che sia Pasqua, che sia Carnevale, che sia quello che volete, la fantasia, l'estro, la maestria cambia completamente, e propone qualcosa di veramente unico. Come ad esempio, andando verso il Natale, guardate che meraviglia questi alberelli.
Ebbene sì, carissimi amici, perché questi si mangiano e sono qualcosa di eccezionale, ma abbiate un po' di pazienza e ve li racconteremo con calma. Insomma, il nostro viaggio è appena iniziato, ma già sono certo che avrete la possibilità di conoscere un'azienda veramente eccezionale, ma vi dirò di più, una famiglia veramente eccezionale. Stavo dando un'occhiata al catalogo del pastificio bolognese e devo dire, carissimi amici, che c'è da perdersi. Guardate che roba. Adesso voi vedete solo qualche immagine piccolina, ma tutto questo e tutto questo è l'attuale produzione di questo pastificio. Stiamo veramente parlando di una grandissima eccellenza, come detto, oltre 90 tipi di pasta. Beh, ovviamente il cavallo di battaglia è la pasta fresca ripiena. Qui ne abbiamo ad esempio alcuni esemplari, guardate qua ad esempio gli agnolotti, il classico prodotto della tradizione piemontese, ma non soltanto, I ravioli del Plin, tradizione della nostra langa, e poi qui abbiamo i cappelletti di nonna Giulia, tra l'altro una ricetta che arriva direttamente dalle ricette più segrete della famiglia Muzielli. E poi, abbiamo i prodotti famiglia Muzzarelli, ho detto Muzielli, mi sono sbagliato. Abbiamo prodotti legati alla stagionalità, ovvero legati alla festività. Ad esempio questi ravioli a forma di albero di Natale, che dopo andremo a degustare insieme, ma non soltanto. Ad esempio abbiamo anche le stelle di Natale, dopo le conosceremo un pochino più nel dettaglio. Tante meraviglie, pasta fresca, ma non soltanto, perché ci sono tantissimi altri tipi di pasta corta e pasta lunga, trafilati a bronzo, con la miglior farina. Pensate che fin dagli albori dell'inizio di questa azienda, siamo nel primo dopoguerra, la ricerca della materia prima d'eccellenza è sempre stato punto fondamentale dal quale partire e dal quale creare tutto quello che poi oggi è a disposizione nostra. Negli anni questa azienda è cresciuta tantissimo, perché da un piccolo laboratorio oggi stiamo parlando di un simbolo nella città di Torino e in tutto il Piemonte, un'azienda che collabora con i migliori ristoranti del territorio e che propone ogni giorno invece alla clientela, quindi a tutti noi, le sue grandi ricette classiche, le sue grandi ricette della tradizione. Come detto, tutto è partito da nonno Giuseppe e nonna Alda e oggi sono, pensate, tre sorelle che gestiscono questa azienda. Ognuna di loro ha il suo compito ben preciso, c'è chi si occupa della produzione, c'è chi si occupa dell'immagine, insomma un bel connubio di persone molto legate alla tradizione che da generazioni hanno un po' nel DNA la passione per questo lavoro e per questi prodotti meravigliosi. E il risultato infatti si vede, perché c'è sempre qualcosa da scoprire, ci sono sempre delle cose veramente molto molto appetitose da degustare. Abbiamo parlato quindi di pasta fresca, ma non soltanto, poi andremo a scoprire un po' più nel dettaglio, ma c'è anche di più, perché il pastificio bolognese è anche gastronomia. In abbinamento alla pasta, ad esempio, ci stanno degli ottimi sughi. Ad esempio, questo qua abbiamo il ragù della casa. Guardate che meraviglia! Perché, giustamente, quando vi arriva a casa un piatto di ravioli come questo, dovete per forza di cose accompagnarlo ad un ottimo ragù. Nel nostro caso ce ne sono arrivati tre, come detto abbiamo questo qua, il ragù della casa, ma abbiamo anche il sugo all'arrosto, che secondo me sarà l'ideale con il plin. E poi, l'ho tenuto un po' nascosto, la salsa alle noci. Questa qua è un'altra leccornia, un'altra meraviglia che varrà la pena degustare, perché adesso vi raccontiamo un po' questa azienda, ma il passaggio successivo nella seconda parte della puntata sarà proprio la degustazione. Insomma, carissimi amici, c'è ancora tantissimo da scoprire.
Io vi consiglio intanto di andare a dare un'occhiata sul loro sito internet, perché queste meraviglie possono anche essere ordinate e possono essere inviate in tutta Italia. Quindi date un'occhiata, perché siete ancora in tempo, potrebbero esserci alcune idee regalo per il Natale, ma non soltanto, che secondo me potrebbero piacervi. Rimanete poi collegati, perché dopo abbiamo ancora tante cose da scoprire, ma innanzitutto la cosa più importante, la degustazione, perché partiremo da questi alberelli di Natale e faremo una bella carrellata per conoscere meglio queste grandi eccellenze. Solo per farvi alcuni esempi delle tante meraviglie che potete trovare al pastificio bolognese: la pasta ripiena vegetariana, per gli amici vegetariani, ad esempio i cappelletti del prete con ricotta fresca e spinaci, ovviamente il parmigiano, i mantovani con la zucca al forno, ravioli agli agrumi, formaggi magri e scorzetta agli agrumi e finocchietto selvatico fresco. Carissimi amici, c'è veramente l'imbarazzo della scelta. I capresi con mozzarella di bufala. E poi c'è la pasta ripiena anche legata alla stagione, perché c'è quella che magari è più apprezzabile d'estate e quella che invece è più apprezzabile d'inverno. Ad esempio, due su tutti, per l'estate i panzotti portofino con ricotta mascarponata e basilico fresco. Per l'inverno invece i tortelli di Toma. Siamo a Torino, come detto, Toma delle Valli di Lanzo, DOP. Mamma mia, con le nocciole del Piemonte, fantastica. E poi, beh, ci sono le ricette della tradizione, i plin della langa, che sono questi qua, i torinei, i tortellini bolognesi, beh, pastificio bolognese, arrivano dall'Emilia e chi meglio di loro sa fare i tortellini bolognesi? I ravioli con radicchio rosso e speck. I gobbi d'alba sono i raviolini, quelli piccolini, 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 altra ricetta tipica del nostro territorio, della langa, con arrosto di fassona piemontese. I monferrini, simbolo del Monferrato, anche loro con arrosto e fassona. E poi gli agnolotti paesani con arrosto di maiale. Mi viene l'acquolina in bocca solo a pensarli. E ho questo piatto qua davanti che, carissimi amici, invita proprio all'assaggio. Ma la pasta ripiena al pesce, per chi ama il pesce, beh, ad esempio quelli io acquisterei già, proverei già i ravioli al nero di seppia, con patate arrosto e pesce, fantastici. I triangolini gallinella di mare alla Mediterranea, con capperi e pomodorini secchi, mamma mia. E non è finita, perché questo catalogo è veramente enorme, come detto, pasta fresca, ma c'è anche la pasta trafilata al bronzo, ad esempio, e qua c'è l'imbarazzo della scelta, gli spaghetti alla chitarra abruzzesi, i paccheri freschi di Gragnano, i fusilli, le penne, la misticanza napoletana, perché al pastificio bolognese dovete sapere che si comincia unendo la tradizione emiliana, che è proprio di famiglia, la famiglia che gestisce questo pastificio arriva dall'Emilia, incontra il Piemonte, che è il territorio nel quale oggi lavora e oggi cresce, oggi si sviluppa, ma spazia in tutta Italia, perché la pasta è un patrimonio italiano e il pastificio bolognese l'ha capito e quindi la vuole esaltare. Non per niente sono stati insigniti del valore aggiunto, diciamo, della certificazione di maestri del gusto, proprio perché hanno saputo andare a valorizzare al meglio la tradizione piemontese, emiliana, ma italiana a tutto tondo. Ma andiamo avanti, perché c'è la pasta con le uova, ma anche la pasta senza uova, come le orecchiette pugliesi, le trofie di Recco, carissimi amici. Cioè qua stiamo facendo un tour enogastronomico, e questo mi piace tantissimo, partendo dalla pasta, un tour enogastronomico a 360 gradi in tutta Italia. E poi, beh, le penne tricolore, perché vuole un po' di colore, i tortiglioni di
castagne, carissimi amici. Vero, vero e proprio spettacolo. Ma qua non finisce mai, eh. Quanta roba. I gnocchi. Guardate quanti tipi di gnocchi abbiamo. 4, 8. Cioè abbiamo più di 10 tipi di gnocchi differenti. Gnocchi di patate, gnocchi di castagne, gnocchi di zucca, le ravioles della Valle Varaita, i gnocchi di viole, gnocchi di spinaci freschi, e poi le tagliatelle, i tagliarin, che non possono mancare in Piemonte, i maltagliati, le tagliatelle verdi, paglia e fieno, che io adoro, le tagliatelle all'uovo e non all'uovo. Insomma, ce n'è veramente una roba incredibile. E poi, dulcis in fundo, ne abbiamo qui alcuni esempi, la pasta per le feste. Perché, come vi ho detto, la pasta noi italiani la mangiamo sempre. A Natale, a Pasqua, a Capodanno, a Ferragosto, ma anche una domenica qualsiasi. Vi dico la verità, io pure un lunedì qualsiasi, perché se la pasta è buona la si mangia tutti i giorni. Ma per le feste il pastificio bolognese vuole fare dei regali, vuole proporre qualcosa di un po' più particolare, un po' più divertente, proprio legato alle festività. Così sono nati ad esempio questi alberini verdi, che hanno ricotta fresca, spinaci e parmigiano. Dopo questi li andiamo ad assaggiare. Ma poi ad esempio a San Valentino, i cuoricini rossi, i gobbetti arlecchino con fassone, con arrosto piemontese per carnevale, le stelline di Natale, le stelle ripiene, che sono queste qua che andremo a degustare anche queste qua, le penne brighella, altro grande prodotto per ricordare il carnevale. Insomma, carissimi amici, ce n'è veramente per tutti i gusti. Noi ovviamente abbiamo una piccola campionatura per darvi un'idea, per poi degustarla insieme a voi e conoscere un po' più nel dettaglio questa azienda. Ma se ne avete la possibilità, andate sul loro sito internet e scoprirete nel dettaglio tutte queste meraviglie. Spero di avervi un po' ingolosito, vi assicuro che a me solo vedere le immagini su carta mi è venuta fame. Ma io posso mangiare, perché ce l'ho qua. Il profumo è già qualcosa di inebriante, un colore bellissimo, una forma eccezionale, poi con la farina sopra sembrano alberi di Natale imbiancati, quindi è uno spettacolo. Insomma, non rimarrà altro da fare che andare ad assaggiare questa meraviglia. E sarà proprio il passaggio successivo, quindi non andate via, perché ora che abbiamo conosciuto un po' meglio il pastificio bolognese, è arrivato il momento di andare in cucina per degustare le sue grandi leccornie, ad iniziare proprio da questi ravioli. Carissimi amici, se avete fame o se ancora non l'avete, ma volete farvi venire un po' di acquolina in bocca, rimanete collegati, perché ora andiamo in cucina. E guardate che meraviglia, carissimi amici, questi ravioli. Guardate la perfezione con cui sono stati lavorati e guardate questa farina, eh. Sembra davvero la neve sull'albero di Natale. Adesso questo ce lo andiamo a pappare, anzi lo andiamo a preparare, lo andiamo a degustare, perché sono sicuro che ne varrà veramente la pena. Ci siamo spostati in cucina per iniziare la nostra degustazione partendo proprio da questi abetini di Natale. Guardate che meraviglia, veri e propri alberi di Natale. Si presentano tra l'altro bellissimi con questa neve, questa farina che sembra neve, un qualcosa di spettacolare. E guardate però gli ingredienti, la ricotta, il grana padano e poi gli spinaci che gli danno questo colore verde. Li andremo a condire con un'altra produzione sempre di questo pastificio, il pastificio bolognese, il ragù della casa, con la trita di fassona piemontese. Un'altra grande eccellenza per avvicinarsi così al Natale della famiglia Muzzarelli, che vi augura buon Natale attraverso la nostra degustazione. L'acqua sta bollendo e quindi ci siamo, Pochi minuti e potremo andare a degustare questa meraviglia. Tra l'altro, essendo pasta fresca, rimarranno a bollire veramente pochissimo.
E finalmente è arrivato il momento di buttare i ravioli, come si dice, questi abetini di Natale. Beh, il segreto per una cottura eccellente, al dente come piace a me, basta guardare quando vengono su, perché la pasta fresca ha questa peculiarità. Quando emerge dal bollore vuol dire che è già cotta. Poi ovviamente va a discrezione di ognuno di noi, a gusto o a piacere. A me che piacciono belli al dente, piace assaporarli in tutto il loro splendore, ci vorrà veramente pochissimo. Guardate che meraviglia, gli abetini di Natale del pastificio bolognese. Un'ottima idea per le nostre feste, ma non soltanto, perché a questo pastificio c'è tradizione, territorio e tante altre meraviglie. Guardate, secondo me sono quasi pronti, è quasi ora di andarli a scolare. E dopo pochi minuti di cottura, i nostri abetini di Natale sono pronti. Guardate che meraviglia, carissimi amici, non vedo l'ora di andarli a degustare. Un vero e proprio spettacolo. Una porzione bella bella abbondante, adesso le andiamo a condire con del ragù della tradizione con fassona piemontese, ma secondo me già così sono uno spettacolo meraviglioso. E mentre aspettiamo il condimento ce ne pappiamo uno così, così al naturale, perché è sempre il modo migliore per degustare appieno il sapore della pasta in primis, ma anche e soprattutto del ripieno. Scotta. Ragazzi, devo dire che è qualcosa di meraviglioso. Quando la pasta è fresca, fatta ancora artigianalmente, alla vecchia maniera, già solo nel primo assaggio viene fuori tutto il suo splendore, tutto il suo sapore. E poi questo ripieno, questa ricotta, questi spinaci, molto leggero, salutare anche se vogliamo, ma allo stesso tempo ricco di un retrogusto veramente campagnolo, territoriale, come piace a noi. Ed è solo il primo assaggio, perché adesso andiamo a vedere il risultato finale, ovvero l'aggiunta del sugo. E finalmente i nostri abetini di Natale sono pronti. Guardate che meraviglia! Un vero e proprio spettacolo della tradizione, con anche un tocco natalizio, perché hanno questa forma veramente entusiasmante che ci porta dritti dritti verso le feste. Le abbiamo conditi, come detto, con un ragù della casa fatto con carne di fassona piemontese. Anche questo arriva dal pastificio bolognese, perché oltre alla pasta c'è anche tutta una selezione di condimenti, ma non soltanto, c'è un ricco catalogo di gastronomia che va dalle eccellenze del territorio come il vitello tonnato, l'acciuga al verde, fino ad arrosti e quant'altro. Ma ora andiamo a degustare questa grande eccellenza, perché non rimane altro da fare che papparci. Finalmente è arrivato il momento che più di tutti amo, ovvero la degustazione. E oggi più che mai sono veramente felice di poter degustare questa meraviglia, perché secondo me sono un prodotto eccezionale. Prima che si freddino, andiamo. Fantastici. Un'autentica meraviglia. Il ragù, innanzitutto, è come quello che faceva la mia nonna. Fantastico. Puro territorio, beh, con la fassona piemontese la conoscete molto bene, è veramente di qualità superiore. Gli abetini, questi raviolini a forma di abete natalizio, devo dire che sono altrettanto eccezionali. E poi è una ricetta che involontariamente è diventata un po' all'italiana, perché abbiamo la ricotta bianca, il raviolino, l'abetino verde e il sugo rosso, quindi facciamo anche tricolore. Veramente eccezionale. Il ripieno è molto leggero, anche in questo caso pure italianità, perché ricetta, ricotta, parmigiano,
e questi spinaci, veramente fantastico. Molto molto buono, anche, devo dire, leggero. Quindi per tutti gli amici che sono magari a dieta, questi ravioli possono essere degustati tranquillissimamente. Carissimi amici, quindi buon Natale dal pastificio bolognese e veramente grazie per averci fatto degustare questa meraviglia, ma non è l'ultima, perché avremo ancora tante altre cose tutte da scoprire e quindi non andate via perché tante meraviglie dal pastificio bolognese e non soltanto, stanno ancora per arrivare. Carissimi amici, carissima Big Family, oggi abbiamo scoperto un'azienda veramente eccezionale. Ed è proprio qua, è stato qua dinanzi a tutta la puntata proprio per farvi gli auguri di Buon Natale. Perché questa puntata nasce proprio perché la famiglia Muzzarelli ci teneva particolarmente a ringraziare tutti i suoi clienti, ringraziare il nostro pubblico del viaggio alla ricerca dell'eccellenza dei territori e con l'occasione, visto l'avvicinarsi delle feste, augurare a tutti voi un felice e sereno Natale il più possibile in famiglia, perché tutto questo, tutto quello che abbiamo raccontato in questa puntata è innanzitutto una storia di famiglia. La famiglia Muzzarelli parte nel 1946, quindi nel primo dopoguerra, dall'Emilia, da Modena, e si trasferisce a Torino. Cosa può portare una famiglia modenese in una città industriale come Torino se non la sua arte, la sua passione per la pasta fatta in casa, la pasta lavorata a mano? Beh, ben presto questo piccolo pastificio diventa una realtà che va ben oltre la pasta fresca e la pasta secca emiliana. Arrivando a Torino arrivano anche le contaminazioni con tutto quello che è il mondo della langa piemontese, ma non soltanto, perché quando c'è passione e amore per il proprio lavoro si guarda all'orizzonte. L'Italia è la patria della pasta. Pasta vuol dire italiani, vuol dire tricolore, vuol dire la nostra storia, la nostra tradizione, e quindi da nord a sud un pastificio di questo livello ha la possibilità di scegliere tra le migliori ricette e trasformarle in qualcosa di veramente unico ed eccezionale. Eccezionale veramente come il pastificio bolognese, che ha saputo negli anni imporsi veramente in città e non soltanto, perché ora il pastificio bolognese collabora con più di 1500 ristoranti, ha una produzione veramente incredibile, lavorano chili e chili di farina, creano più di 90 tipi di pasta differente, tra pasta fresca e pasta secca, eccetera, eccetera. Insomma, una realtà molto, molto consolidata, unica nel suo genere. Una vera e propria eccellenza. Mi è piaciuto molto mi è piaciuta molto questa azienda perché rappresenta un po' l'eccellenza come vogliamo raccontarla noi. Cioè, innanzitutto una famiglia che da generazioni, perché hanno iniziato i nonni, poi il papà Achille e ora le tre sorelle, hanno portato avanti quei valori sani che c'erano ormai troppi anni fa e che oggi sempre più spesso vanno un po' a perdersi. Un'azienda come questa ce li ha ancora nel DNA e quindi riesce a riportarli in auge e a valorizzarli ancora oggi, nonostante siano passati più di 70 anni. Quindi complimenti veramente alle sorelle Muzzarelli, complimenti al pastificio bolognese per averci dato la possibilità di conoscere e soprattutto degustare queste legornie, perché le abbiamo anche degustate ed erano veramente qualcosa di eccezionale, un prodotto buonissimo che mi ha veramente ricordato le paste fresche che faceva la mia
nonna, mi ha veramente ricordato tutto quel mondo casereccio, quel mondo alla buona, quel mondo genuino, quel mondo sano, quel mondo dove i sapori ancora si sentono ed è così che deve essere, perché la differenza fra un'eccellenza artigiana, un'eccellenza che lavora ancora alla vecchia maniera e magari invece un'industria sta proprio in questi particolari. Le cose buone devono anche essere genuine e devono odorare di meraviglia, profumare di tradizione. E anche oggi devo dire che la tradizione l'abbiamo trovata. Abbiamo inserito quindi il pastificio bolognese all'interno del nostro portale delle eccellenze proprio perché oggettivamente noi un'eccellenza così su Torino non l'abbiamo trovata. Loro sono veramente i numeri uno. Ancora due notizie di servizio prima di chiudere. Beh, come detto, si avvicina il Natale e il pastificio bolognese ha preparato un menù di Natale. Andate sul loro sito, perché ci sono veramente tante leccornie che potete acquistare per allietare le vostre feste, ma non soltanto. Pensa ad esempio i fling di fonduta e tartufo, oltre che i plin della langa, i cappelletti di Modena. Beh, chi meglio di loro che da Modena ci arrivano può fare i cappelletti. Gli abitini di magro, i triangolini di pesce, i ravioli di pesce con la sfoglia al nero di seppia, insomma tante tante leccornie che potete ordinare e ricevere a casa vostra, ma non soltanto, attenzione, perché, non so se riuscite a vedere, consegna a domicilio. Su Torino i prodotti arrivano senza spese aggiunte, addirittura consegnano tutti i giorni. Potete però, come detto, sempre andare sul loro sito internet perché queste meraviglie possono arrivare in ogni dove, come ad esempio avete visto, sono arrivate tranquillamente anche a noi. Insomma, carissimi amici, abbiamo scoperto una grande eccellenza, vi invito a visionare quindi le loro pagine perché ne vale veramente la pena, voi continuate a seguire il nostro viaggio perché ci sono ancora tante meraviglie tutte da scoprire. Cercate dunque Davide Giarbino su tutti quanti i social perché su queste pagine troverete solo le grandi eccellenze dei territori italiani. Come sempre vi dico, se non sono su queste pagine o non le abbiamo ancora conosciute, allora in questo caso vi invito a segnalarci le vostre eccellenze, le eccellenze che avete sotto casa, i vostri punti di riferimento per tutto ciò che è enogastronomia a 360 gradi, ma se non le vedete può anche essere che magari eccellenza non sia, quindi diffidate dalle imitazioni, soltanto il viaggio alla ricerca dell'eccellenza dei territori vi racconta l'Italia, quella bella, quella genuina, quella sana, quella appunto delle eccellenze dei territori. Per il momento quindi vi faccio un abbraccio, ma non andate via perché come sempre nuovo giorno, nuova eccellenza, ci sono ancora tante eccellenze tutte da scoprire e pian pianino, una dopo l'altra, le scopriremo. Abbiamo già registrato tantissime puntate del nostro programma e molte altre le stiamo registrando. Quindi c'è un mondo di meraviglie, di bontà, tutte quante da scoprire. Avete visto che ci sono tantissimi prodotti, noi per adesso ne abbiamo degustati pochi, gli altri non andate via perché li degusteremo e i video, nonché i post, tutto il resoconto delle altre degustazioni li troverete nei prossimi giorni su tutti i profili, su tutte le pagine del sottoscritto di Davide Giarbino e del nostro viaggio. Quindi ci sarà ancora dell'altro materiale che arriverà prossimamente, motivo in più per continuare a seguirci perché scoprirete questa e tante altre leccornie. Per il momento io vi saluto, vi abbraccio e mi raccomando, continuate a sostenere queste aziende perché sono il cuore e il motore della nostra Italia e quindi ora più che mai non vanno abbandonate. Evviva l'eccellenza dei territori, evviva il nostro viaggio, evviva in questo caso il pastificio bolognese.